Allora, ecco qui il nostro amicone, vediamo se riesco a colpirlo a distanza. No, non ti allontanare così tanto però. Bravissimo. No, qua. Sento rumori, eccolo qua. Ok. No, perché non l'ho preso? Perché hai una mira di merda. Aiuto! Via, via, via. Ok, seguiamo la scia di cadaveri. Però teoricamente qua su non dovrebbe riuscire a salire, ragazzi. Quindi ci mettiamo. No, perché sta seguendo gli scorpioni? Ma no, in modo, vieni qua. No, troppo alto. Preso. No. Porco. Ma mira di merda. Vieni qua. Bravissimo. Ma sparo troppo alto. Via. Ok. No, siamo sicuri che non riesce a salire? Ah, ok. Per un attimo me la sono fatta addosso. Dov'è la mia cacchina che la raccolgo? No. Guarda, la faccio adesso. No, non devo farla. Vabbè. E vabbè, non sprechiamo altre munizioni. Aspettiamo che torni perché teoricamente dovrebbe tornare. No, se ne sta proprio andando via. Speriamo che non si allontani troppo perché qui mi tornava comodo. Vicino all'acqua. Ok, fermo lì. Dove vai? No, no, aquilozza. Guarda, vieni qui, cerca di svenirmi vicino al mio pozzo d'acqua. Ok, oddio, aiuto, aiuto, aiuto! Via. Questo non vuole svenire? Dai che mi devo prendere anche il tuo ovetto, eh? Quindi è una femminuccia se hai lasciato l'ovetto. Bene, bene, bene. Così ci darai tanti begli ovetti. Ok, bravissima. Hai fatto molto bene. Concordo con la tua decisione. Però cammina piano perché non mi devi sfuggire. Aquilozza, vieni. Ci sta. Sta scappando un po' che. Oh, mi prendo il tuo ovetto, guarda, già che ci siamo. Noi giriamo di qua così dovrebbe cambiare rotta e tornare indietro, teoricamente. No! No, no, dovresti scappare dall'altra parte, bravissimo. Così, poi scappa ancora un po' di là. Scappa un pochettino. Qua intanto frizza come non so cosa. No, devi scappare un pochettino più in là, grazie. Se gentilmente volessi tornare un pochettino indietro. No, no, ma. Cioè, non stiamo andando a fare una passeggiata insieme, eh. Ecco, bravissimo, scappa di là. Non di qua. A destra, vai un pochettino a destra. Bravissima, la mia piccolina. Gira un pochettino a destra, grazie. Brava. Ma perché? No, 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 c'è qualcosa che non va, eh. Vabbè. Oh, scusami, non volevo colpire te. E c'è anche lo scorpione, rompiminchia. Io ho paura a farlo svenire qua perché secondo me con tutti gli animali che ci sono. Ecco, bravo, vai di là. Bravissimo. Bravissimo. Stavo dicendo, con tutti gli animali che ci sono ho paura che me la mangino. Ecco, se vai in questa direzione non è poi tanto male. Vai un pochettino più a sinistra, grazie. Brava la mia cucciolona. Ma vedi che siamo già. Abbiamo già instaurato un feeling. Bravissima, proprio vicino al pozzo. Brava, brava, brava. Ok, allora adesso ti ficco qualche altra freccia nel culo. Così. Come piace a te. No, ho sbagliato, scusami. Ma che mira di me. Oh, ok, via.
Wow, ce l'abbiamo fatta. Allora, vediamo un po' che livello è questa. 26 se non sbaglio. No, 32, meglio ancora. Allora, vediamo come installare un pozzo perché è la prima volta che lo faccio. Tanto un casino di carne. Ok, ci prendiamo il pozzicino. Ok, adesso teoricamente. Oddio, come si beve? Bisogna mettere un tubo? Ah no, ok, basta cliccare e si beve. Tu vieni qua. Dove vai? Ci mettiamo anche la nostra tenda. E anche questa è la prima volta che la utilizzo. Direi di metterla qui. Ok, poi non so se è possibile riprenderla. Ah, fantastico. Perfetto. Ok, ci mettiamo un pochettino nella nostra bella tenda, anche se era solo per provarla. Piccolina, piccolina ma carina. Davvero molto bella l'idea dei programmatori. Ok, qui sembra tutto abbastanza tranquillo, quindi direi che possiamo andare dall'altro Rex. Ok, gli abbiamo dato ancora un po' di narcotici, ma sarà ancora parecchio lunga. No, c'è un T-Rex! Oh mio Dio! Livello 20. Beh, io direi basta tamare T-Rex o ce lo tamiamo. No, 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 no. Allora, direi facciamocelo fuori, ragazzi. Chiamiamo i quattro carno e gli facciamo il culo. Venite, venite, venite. Ok, una strage. E qui, cavolo, ci sono i lupi. No, non è una zona tranquilla come pensavo. Datemi una mano. Bravissimi. Ok. E direi che nel frattempo è il caso di approfittare un po' di questi beacon, vediamo un po' che cosa ci regala di bello. Ok, il solito munizioni per il lanciafiamme che ce l'ho già. Pazienza. Ok, giusto per rompere un po' la noia, mi sono fatto una bella passeggiata sulle dune di sabbia e questo è il limite massimo che possiamo raggiungere. Laggiù è dove ci sono quei spuntoni e dove siamo noi a tamare i nostri animali, quindi direi che non è poi così tantissimo, tanto vasto l'area delle dune. Pensavo qualcosa di meglio, eh? Un pochettino più grande, immaginavo. E quello che cos'è? Oh cacchio! Ci sono i draghi anche qua. È bianco di colore, fantastico, ma è bellissimo. Questo è forse un alfa. Ma è possibile che mi scompare in continuazione? Ora, se mi vede, sono praticamente morto. No, sto girando. Guardate che bello, un alfa. Wow. Stupendo. Guardate che meraviglia. Bellissimo. Bello, 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 quanto temibile. Non oso immaginare la sua potenza. Via, 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 via. Direi che non è il caso di essere troppo curiosi. Guardatelo laggiù. Che storia. E lì in mezzo, in quelle pietre, chissà che cosa ci sarà. Tu stattene buonino lì, non fare nulla. No. Ho un po' di paura, anche perché guardate quanto è veloce. Speriamo che se ne resti lì perché altrimenti. Allora, queste qui sono solamente niente, semplici pietre, lì c'è un pochettino di sale, qualche serpentello qua e là e
E direi di darcela via a gambe subito subito. Guardate che bello. Wow. 33. Alfa 33. Viverna di fuoco, bellissima. E poi quando avremo tempo e saremo un pochettino più corazzati, dovremo entrare anche qua dentro, eh. L'entrata, se non sbaglio, è questa qui. Qui c'è l'entrata. Ok, direi che adesso possiamo incominciare a fare un po' di primit per addomesticare l'altro T-Rex. Allora, qua di paracetamoli non dovrebbero mancarne. Vediamo un po' se ne vedo uno. Ecco, adesso ti pareva che quando servono non ci sono. Fatemi fuori questo, grazie. Ed ecco lì un bel paracetamolo che diventerà un bel bisteccone per il nostro cucciolone che sta facendo una ninna. Non so che livello sia, ma onestamente non è un problema. La distruzione di massa. Fantastico. Benissimo, prendiamo la Primate. La prendiamo tutta quanta perché altrimenti... E via. Ok. E lui lo chiamiamo Tentino. Ok. Vediamo un po' che livello è. Livello 47. Va bene. Ecco, la cosa brutta dei T-Rex è che si glitchano praticamente in ogni dove. E direi che qui c'è davvero un gran bel panorama, niente male, ma la cosa più curiosa è che io sto letteralmente fluttuando sopra la sella. Continuiamo a dargli un pochettino di narcotici e direi che ormai non manca più tanto. Andiamo a prendere la bella Primate in modo da concludere questo addomesticamento. Ed ecco qua il nostro bel pezzettone di Primate. Ah no, ci siamo tutti glitchati. Tanto per cambiare. Fatemi scappare. Ok, incominciamo a dargli la pappa. Dovremmo riuscire a tamarlo subito. Ok, molto bene. E noi lo chiamiamo Femminuccia? Lei è una femminuccia, se non sbaglio. La chiamiamo Dentina perché fa coppia con Dentino. Perfetto. Allora, andiamocene via da qua perché fa davvero troppo caldo. Vediamo un po' che livello è, non me ne sono accorto, non ho visto che livello è arrivata. Uno è 47, l'altro... Ah, entrambi 47, fantastico. Allora, vediamo un po' di mettergli alla prova. Attacchiamo queste creaturine qui. Wow! Un morso solo, fantastico. Ma sbaglio o sono più veloci delle altre, degli altri DLC, delle altre mappe? Perché di solito stavano dietro ai Carno, invece qua vedo che sono più veloci dei Carno. Guardate, sono più veloci dei Carno. Strano. Oh, qua giù c'è un vostro cugino. Buon divertimento. Non c'è più. Molto bene. Ecco. Bene, siamo ritornati alla base.
Ecco qua le nostre due belle creaturine, guardate, anche dello stesso colore, maschio e femmina dello stesso colore, bellissimo. Allora, sono riuscito a fare una sella, una sola, perché veramente costano tanto. Allora, direi di provare il più forte, tutte e due livello 50, ma dai, non ci credo. Allora, vediamo un po' le caratteristiche di ognuno. Questo qui ha 2200 di vita, 6,72 di stamina e 200 di danno. Vediamo questa, che è la femminuccia. 2,6, quindi molto più resistente, ha più stamina ed è leggermente meno forte col danno. Bah, direi proviamo questa qui, va. Con la stamina in più, onestamente, mi piace un pochettino di più l'idea di poter sprintare più a lungo. Beh, sì, dai, non male. La stamina va giù di brutto, come sempre. Si possono fare piccoli sprint, poi bisogna fermarsi. Allora, mangiamoci questo Terror Bird qui. Sta fermo fermino. Ciao! Tutto bene? Ciao! Ah, ma è resistente. Livello 44. No, sei tu che sei una chiavica allora. Vabbè, vediamo la stamina sale su velocemente. Sì, direi che sale su velocemente. Bene, bene, bene. Io venite anche voi. Che vi pappo tutti quanti. Scusi, scusi. Senta, grazie. Mi muoia gentilmente. Bene. Non voleva morire. Ovviamente diamogli un po' di danno da mischia. Ok, buttiamo via tutta sta carne. Anche qui facciamo un po' di strage, già che ci siamo tutti quanti insieme. Venite, guardate quello come scappa. Ah no, ritorna. Vabbè, peggio per te. Momingaz, vieni qua. Io che ti mangio colazione. Ok, mangiamoci anche lui. E poi direi che la prova l'ha superata. E girati. Ecco, questi qua hanno una curva di sterzata davvero scomoda. Ok. Benissimo. Beh, diciamo che ci potrà tornare veramente utile. Vi farò vedere forse nel prossimo episodio. Ho l'intenzione di testare un po' i due T-Rex e i miei quattro carnosauri e vedere un po' che cosa sono capace a fare, ma non vi voglio anticipare nulla. Io come sempre vi ringrazio. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like, un commento e al prossimo video. Ciao ciao a tutti. Come Se il video on. ti è piaciuto e ti senti un po' più paciuto, non lasciare il tuo compito incompiuto, non fare il cornuto. Un like è doverosamente dovuto.